Che dire, ragazzi, sono qua al confine, come vedi, vicino alla Slovenia. Però adesso ti porto a vedere un impianto biomassa installato da uno dei miei partner 3 anni fa a Trieste. Andiamo a vedere se la biomassa fa oppure no. Che dire? Boh, dai, andiamo a fare 2 parole con Mauro e Orietta e capiamo se la biomassa è stata fonte di ennesimi problemi oppure la biomassa complessa, con un protocollo, estrattori specializzati e macchine professionali, è stato un toccasana per loro. Però, come al solito, la risposta non te la do io, ma te la danno loro. Vienimi a trovare nel canale principale YouTube e Facebook Biomassa Evolution. Allora, ragazzi, sono qua a Trieste con Mauro e Orietta. Tu lo sai che ho in mente di fare sta rubrica dove dico che la biomassa fa e chiedo a loro se l'intervento fa veramente oppure in qualche maniera ha portato dei risultati positivi. Devo dire che il caldo in casa c'era, e il bello è che potevo averlo tutto il giorno, quante ore volevo, insomma, perché c'è questo grande puffer, non so come si chiama, dove c'è stata tutta sì, questa acqua calda. Si può stare, si può vivere, ecco. Non è una cosa, diciamo, con il gasolio che avevamo prima era poco più cara la faccenda e dovevamo controllare un po' più le ore di riscaldamento, ecco, per avere lo stesso, cioè questo era un buon risultato per noi. Con gli installatori mi sono trovato benissimo, veramente bene, disponibile, mi hanno lavorato tanto, hanno fatto un bel lavoro. E per quanto riguarda, boh, insomma, il funzionamento, rogne tecniche no, un'unica volta si è nell'inizio della seconda stagione si è bloccata la pompa di ricircolo, che poi chiamando Rudy non sapevo cosa fare eccetera, mi fa: guarda, è semplice, dargli un piccolo colpettino col palmo della mano, vedrai che riparte, si incastra un po' di nell'acqua, si blocca la ventolina, e soprattutto in zone dove l'acqua è abbastanza calcarea. Ok. Ecco, ma non era un problema tecnico, era una cosa che succedeva anche nell'altro impianto che avevamo, anche quello a gasolio, ecco. Ah, ok, quindi parli del circolatore di riscaldamento. Del circolatore di riscaldamento, okay, sì. Capita, sì. Per il resto, come ha detto qua la moglie, siamo contentissimi. Sì, un buon funzionamento. Un buon funzionamento, sì. E poi sono contento, come capita spesso, che la fiducia venga anche poi ricompensata, non tanto dal lavoro fatto da me, ma dai partner, del protocollo, i contributi e tutto quanto. Molto precisi, molto, sì, molto precisi. Mi raccomando, 3 cose. Protocollo, installatore specializzato e macchine professionali sulla biomassa, indipendentemente da me, però possono darti i risultati. Sì, non si può giocare con queste cose, ho visto che no, non ci si può improvvisare termotecnici, ecco, assolutamente. Questo è casino, quindi caldaia perfetta, lucida, a specchio, puffer, ma secondo me l'ho passato Mauro con lucida e cruscotti. No, no, no. Perché bellissimo. E qui, come diceva Mauro, puoi riscaldare un'abitazione di questo tipo in 2 modi, o con il gasolio o con la biomassa complessa. Per anni sono andati a gasolio, avendo caldo in casa, stando bene. Per forza di cosa ci voleva una soluzione di questo tipo per avere caldo uguale o anche di più, e però poi il bilanciamento dell'impianto di riscaldamento. Canna fumaria, questa parte nuda, poi va dentro nella canna fumaria che era già esistente, edile. La parte dietro fatta anche qua molto bene, ti parlo di 3 anni fa, impianto di riscaldamento un po' datato però funzionale, fatto comunque a regola d'arte, anche quello prima. 2 particolari che non smetterò mai di dire nei video: il defangatore è fondamentale soprattutto in impianti di riscaldamento di questo tipo, come anche il carico automatico, questo per avere sempre la pressione corretta all'interno del puffer in impianti lunghi e con tanti litri d'acqua come anche questo. Ho osato aprire la caldaia pellet e questo è il risultato di fattori di cui parlavamo adesso con Mauro e Orietta. Allora, camera di combustione, 3 anni di lavoro, quindi 3 stagioni invernali, tu guarda, non c'è un filo di condensa, non c'è un filo di rottura, refrattario ancora perfetto, vabbè, ha le solite normali crepe che dà un refrattario all'interno di una camera di combustione, così. Lì sotto c'è il braciere che poi ha delle pulizie automatiche sotto il caricatore del pellet, c'è un servomotore che ogni tanto apre il braciere e poi questo è il residuo che cade dal braciere e viene all'interno del cassetto ceneri. Al di là dell'impianto solare termico a circolazione naturale, ti voglio far vedere l'orto
Eccolo. Che qua sembra che siano le piante drogate. Cioè, sono tanto grandi, eh. Pensa, dopo 25 anni ancora qua che lavora, manutenzioni zero, a parte il cambio della valvola di sicurezza, ma che ci sta, è però l'impianto che pompa da Dio. Si diceva con Mauro, l'unica pecca di impianti di questo tipo è il limite che hanno, perché lavorano da Dio da marzo-aprile fino a settembre-ottobre e fanno esclusivamente l'acqua sanitaria. Però che dire, 25 anni e non prendo un centesimo da Solart. Questi, insieme a degli impianti solari di un'altra azienda, a livello naturale sono veramente funzionano bene. Eccolo qua, quindi questo adesso dà la pausa all'impianto a biomassa che hai visto. Tanta roba.